dei vincoli mettendo delle condizioni, perché ovviamente, come sapete, se mettete dei vincoli riuscirete a sedurre, se mettete dei vincoli riuscirete a conquistare, e questo è un fatto importante nella seduzione proprio, no? Quindi è molto importante riuscire a conquistare. Salutiamo Rosy, vediamo se fa il suo dovere, io la pago per questo, brava Rosy. E ci sono quindi 9 segni che ti pensa tanto, anche se non lo ammette, anche se ti dice il contrario. Salutiamo Lisa. Ricorda a tutti intanto di mettere un like, che non costa niente, di iscrivervi al canale attivando la campanella. Se volete dare un sostegno al canale, ovviamente potete farlo, e dare un sostegno al canale facendo una donazione, oppure cliccando sul tastino col dollarino, cliccando sul tastino col dollarino. E quindi chi vuole ovviamente abbonarsi, salutiamo Agatha, chi vuole naturalmente abbonarsi può farlo, può farlo cliccando sul tastino abbonati, anche qua usufruendo dei vantaggi degli abbonamenti. Tra l'altro, chi si abbona diventerà anche moderatore del canale. Salutiamo Filomena e Danila. Quindi partiamo e vediamo quindi di capire quali sono 9 segni che ti fanno capire che una persona è comunque coinvolta con te, ti pensa anche se non l'ammette, anche se di fatto non l'ammette. Beh, il primo segno è che cerca tante interazioni, no? Anche se è una persona che non conosci, magari cerca anche delle interazioni frequenti nei vari social. E quello che da un certo punto di vista viene chiamato orbiting, no? Che molte persone considerano negativo. In realtà l'orbiting è negativo qualora ci sia già stata una relazione con questa persona. Ovviamente, se c'è già stata una relazione con questa persona se n'è andata e poi torna facendo orbiting, allora l'orbiting è negativo. Ma invece, se una persona con la quale non hai ancora, diciamo, quagliato, non hai ancora fatto, diciamo, sesso, ad esempio, magari non hai neanche visto, oppure hai visto così en passant, se questa persona, interagisce frequentemente con te nei social, mette tanti mi piace, vedi che ti segue, commenta spesso le tue foto e i tuoi post, questo è un segno che comunque sei nei suoi pensieri. Anche se magari non si fa avanti direttamente, queste interazioni indicano comunque che sta cercando un modo per, tra virgolette, rimanere nella tua orbita, rimanere in orbiti. E questo è un segnale importante, un segnale fondamentale, ripeto, vale soltanto quando non c'è già stata una relazione con questa persona, perché viceversa, se c'è già stata una relazione con questa persona che magari si è allontanato e poi torna facendo orbiting, nel più delle volte ti sta semplicemente perculando. Fondamentalmente il concetto è quello, ti sta solamente perculando. Quindi se qualcuno costantemente, ad esempio, è presente tra i tuoi follower attivi, è probabile che voglia farti sapere che ti sta pensando. Si sente male? Dimmi come si sente, Rosy. Si sente male? Oh, Rosy, non serve a niente, non servi tu. A cosa servi se dici che te si sente? Questa dice che si sente bene? Salutiamo anche la nostra Black Panther, Federica Black Panther. Allora, comunque, il primo segnale è proprio quello. Il primo segnale è proprio questo segnale qua, che questa persona ha questa caratteristica. Quindi il fatto che questa persona interagisce frequentemente sui social è un segnale molto importante che è una persona che comunque è coinvolta. Il secondo segnale sono ad esempio dei messaggi inaspettati. I messaggi inaspettati che cosa sono? I messaggi inaspettati sono quei messaggi che tu non ti aspetti e che in qualche modo invece arrivano, no? Possono essere un segnale significativo di interesse questo. Quando qualcuno ti invia messaggi senza un motivo apparente, indica che sei spesso nei suoi pensieri. Che tipologia di messaggi possono indicarti che sei spesso nei suoi pensieri? Ma ad esempio un buongiorno, una buonanotte, un ciao.
Può sembrare un gesto banale, no? Ma se accade frequentemente, questo va a indicare che questa persona vuole comunque mantenere un contatto costante con te e quindi probabilmente questa persona in qualche modo è, diciamo, interessata a te. O comunque ti fa anche le domande, ti chiede come stai, come è andata la tua giornata, dimostra che ha un interesse per la tua vita quotidiana. Magari c'è qualcuno che condivide dei link, dei contenuti, se ti invia dei link, degli articoli di video, insomma qualcosa che diciamo, e può essere anche una scusa per interagire, è comunque un segnale che è interessato a te. Oppure, ad esempio, magari messaggi dove ti racconta cose sue, della sua vita fondamentalmente, questi piccoli gesti che apparentemente possono sembrare casuali, i segnali, diciamo, che una persona, i segnali che una persona ti pensa, diciamo, i segnali che una persona ti pensa, possono essere proprio anche dei piccoli gesti che possono apparire casuali, ma che di fatto casuali non sono e che di fatto, diciamo, ti fanno capire che c'è comunque una connessione con questa persona, quindi presta attenzione, diciamo, a tutto questo. Anche messaggi, appunto, dicevo, di aggiornamento personale sono segnali. Salutiamo anche Luisa. Un'altra cosa interessante è che si ricorda dei dettagli su di te, cioè le persone che se ne fottono non si ricordano dei dettagli su di te, di cose, tempi trascorsi assieme, cose fatte assieme. Invece una persona che ha un interesse, che manifesta un interesse nei tuoi confronti, è perché si ricorda magari anche dei piccoli dettagli. Questo non è da trascurare, si ricorda dettagli minori delle vostre conversazioni passate, magari in cui avete parlato, si ricorda qualcosa che gli hai detto. Questa capacità, diciamo, di ricordare o menzionare, diciamo, delle cose minori, magari, che ne so, un libro che hai letto, un cibo che ti piace, indica normalmente un interesse genuino, indica normalmente anche un coinvolgimento emotivo, un prestare attenzione a te. Magari, ad esempio, ti potrà fare delle domande anche su qualcosa di cui tu hai parlato, come possiamo dire, magari solo una volta, no? Questo livello di attenzione dimostra che sei nei suoi pensieri e questo è un punto molto importante, un punto fondamentale. Fai attenzione, perché se invece non si ricorda niente di quello che tu gli hai detto, vuol dire che il suo interesse era solo quello di ficcarlo, vuol dire che il suo interesse era solo quello di piantare, diciamo, il paletto o mettere la buca, mettere, come dire, la palla nella buca. Questo dobbiamo tenerlo presente. E un altro segnale che in qualche modo vuole interagire con te sono degli incontri, tra virgolette, casuali frequenti. Cioè, ovviamente questo può valere soltanto se questa persona vive nella tua città, vivete nella stessa città, ovviamente, non ha senso se siete in un'altra città, ma ad esempio con una persona della tua stessa città, soprattutto se la città è grande, certo che se vivi in un paesino di quattro anime, beh, lo incontrerai per forza, ma se invece vivi in una città più grande, e per caso lo incontri spesso, nei posti che frequenti, questo incontrarlo spesso potrebbe non essere una coincidenza, magari lo vedi al bar dove tu prendi il caffè ogni mattina o al parco dove magari vai a correre o nei luoghi che lui sa che fanno parte della tua routine personale quotidiana e quindi questi incontri che sembrerebbero apparentemente casuali, in realtà, potrebbe essere un modo suo per essere presente nella tua vita, per parlarti, magari senza dover ammettere apertamente, senza dover dire apertamente che è interessato a te, però cerca ogni occasione, diciamo, di incontrarti fondamentalmente. Ad esempio,
Potrebbe anche chiedere ad amici tuoi delle cose su di te, fondamentalmente, cosa fai, cosa non fai, come ti vanno le cose, quindi informarti su di te. E un altro punto importante che ti pensa e che parla di te, ovviamente in modo positivo, magari ha degli amici in comune, no? Per cui ti viene riportato: ah, sai che ho visto Tizio, mi ha detto che, non so, che vi siete incontrati, eccetera. Se amici comuni o conoscenze comuni, ovviamente questo può avvenire soltanto se ci sono conoscenze comuni, se ci sono amicizie comuni, altrimenti ovviamente non può avvenire. Comunque, se amici comuni ti riferiscono che lui parla spesso di te, questo è un forte indicatore che sei nei suoi pensieri. Magari menziona casualmente qualcosa che avete fatto assieme, parla magari di una conversazione che avete avuto, ti chiede informazioni su di te. Quindi questo comportamento è un modo sicuramente indiretto, ma un modo per esprimere il suo interesse senza doverlo ammettere direttamente, no? Quando qualcuno parla bene, non stiamo parlando di critiche, parla bene di qualche persona, diciamo, di un'altra persona in sua assenza e ne parla con una certa frequenza, indica che quella persona è chiaramente presente nella sua mente, indica che chiaramente sta pensando quella persona e quindi questo tipo di conversazione, tra virgolette, gli permette di esternare il suo interesse, gli permette di esternare le sue emozioni e quindi mantenendo però nello stesso tempo, salutiamo Lucia, una buona, come possiamo dire, una certa distanza, no? Quindi però sono tutti indicatori indiretti. Che è importante questo. Oppure un'altra cosa è l'interesse per la tua vita sentimentale. Ad esempio, se incontri qualcuno, che ovviamente hai fatto un incontro, questo qua non ha dimostrato niente, però cerca di capire, ad esempio, della tua vita sentimentale, no? Cerca di capire se sei fidanzata, se non lo sei, se c'hai dei trombamici, se non ce l'hai, se fai sesso, se non lo fai. Insomma, cerca di informarsi praticamente sulla tua vita sentimentale affettiva e insomma cerca di capire, no? Se noti che comunque va a parare lì, e anche questo è un indicatore di interesse, no? E magari se tu sai leggere il linguaggio non verbale, chi non sa leggere il linguaggio non verbale, io comunque lo spiego nei miei seminari sul canale Massimo Tramasco, potete fare l'abbonamento base. Ci sono tutta una serie di segnali, ci sono tutta una serie di segnali, diciamo, che fanno che cosa? Che fanno, diciamo, che ti può fare, ad esempio, ti può chiedere, no, che hai visto nel weekend, cosa non hai visto, oppure dà degli scarichi di tensione negativa se tu gli dici che ne so, questo weekend ti incontrerai con Tizio, andrai a cena con Caio, vedrai Sempronio e lui magari mostra dei segnali di rifiuto, no? Rifiuto che significa che teme l'antagonista, ma noi temiamo l'antagonista soltanto se c'è un oggetto di desiderio, no? Quindi questo significa che tu, per un verso o per l'altro, sei il suo oggetto di desiderio. E questa è un'altra cosa importante. Ovviamente questo si può anche manifestare attraverso dei piccoli cambiamenti d'umore, dei piccoli cambiamenti d'umore quando magari tu gli racconti che hai un appuntamento, che hai una cena, che è questo, che è quello. E sono tutte cose, diciamo, fondamentali che si possono manifestare. Quindi salutiamo anche Maria. Ecco, questo è anche, sono tutte situazioni che ci indicano che comunque questa persona è coinvolta con te, che comunque questa persona ti pensa, anche se non lo dimostra. Un'altra cosa è cerca delle scuse, tra virgolette, per interagire con te. Persone che cercano delle scuse per interagire con te. Queste scuse potrebbero essere semplicemente chiedere il tuo consiglio, chiedere la tua opinione, no? Se ti chiede consigli, ad esempio, su questioni personali, su questioni professionali,
È probabile che intanto ti considera una persona di cui si fida, ti considera una persona di fiducia, una persona di valore, ma questo comportamento è anche un segno del suo pensiero costante su di te. E questo è un punto fondamentale, no? Chiederti opinioni su argomenti, ad esempio, importanti della sua vita, indica che apprezza moltissimo il tuo giudizio, che vuole il tuo supporto. Ad esempio, potrebbe chiederti, che ne so, che cosa ne pensi su una decisione che deve prendere, cercare un tuo parere su una questione lavorativa, una questione personale, oppure magari cercare di capire cosa ne pensi tu, insomma, cerca di avere il tuo parere. Ovviamente questo tipo di interazione potrebbe anche essere comunque un indicatore di interesse, potrebbe essere il fatto che comunque anche se magari non è poi interessato tanto alla risposta quanto a interagire con te, no? Questo tipo di interazione dimostra che in qualche modo vuole interagire con te, dimostra che è un chiaro indicatore che ti considera una persona importante e che pensa a te spesso, diciamo, anche se poi magari non lo ammette esplicitamente, no? Questo può avvenire fondamentalmente. Sono segnali comunque che dimostrano che c'è comunque un interesse nascosto, cioè un interesse non palesato, un interesse, diciamo, che comunque in qualche modo è presente. Un altro segnale importante, diciamo, che non si vuole manifestare, diciamo, direttamente nei tuoi confronti, però, ad esempio, trova delle scuse per invitarti a degli eventi. Magari non ha diciamo, non ha forse la sicurezza necessaria per farti un invito diretto, magari per invitarti direttamente, diciamo, che ne so, a casa sua, o invitarti al parcheggio del cimitero, invitarti, insomma, in una situazione, un contesto più romantico in qualche modo, ma invece. Oh, salutiamo Gualtiero, benvenuto Gualtiero. Ma magari invece trova tutte delle scuse per invitarti a degli eventi, a delle attività in comune. Questo ovviamente è una modalità, no, che molti uomini utilizzano e si chiama, diciamo, una seduzione situazionale, no? Seduzione situazionale significa che cerca di utilizzare una situazione per creare un avvicinamento nei tuoi confronti. Ovviamente, magari non è un approccio, salutiamo anche Pippoli, magari non è un approccio da maschio alfa, il maschio alfa, diciamo, ha un approccio più diretto, no? Quindi questo ti indica anche che tutto sommato ha una certa timidezza fondamentalmente, potrebbe essere un maschio beta, un maschio gregario. Però, oppure potrebbe essere anche un maschio alfa che però non ha ancora la certezza, la sicurezza di avere il giusto potenziale nei tuoi confronti, cioè quindi non è sicuro del fatto che tu sia subito disposto a dargliela e allora utilizza dei piccoli inviti, ad esempio ti propone magari, che ne so, di partecipare assieme a una conferenza, di partecipare assieme a un evento, di partecipare assieme a qualche situazione pubblica. È il punto, questo è fondamentale. Ma il maschio sigma è ancora più deciso del maschio alfa. Una delle differenze fondamentali tra il maschio sigma e il maschio alfa è che il maschio sigma ha proprio la capacità di essere alfa, tra virgolette, in tutti i contesti, no? Mentre salutiamo anche Paradox, il nostro fissante perdentiera preferito, il nostro fissante perdentiera Paradox. E se avete problemi, cari Margascione, con le vostre dentiere, rivolgetevi a Paradox che vi fisserà. Il maschio Sigma è un maschio molto più deciso del maschio Alfa da un certo punto di vista ed è un maschio che riesce a essere Alfa. Qual è la differenza tra il maschio Alfa e il maschio Sigma? Il maschio Alfa è Alfa in un certo contesto, ad esempio nel suo mondo, nella sua situazione, nel suo entourage è Alfa. Però magari lo stesso maschio alfa, se va in un contesto diverso, e insomma riesce ad avere difficoltà, salutiamo anche Roxy, riesce ad avere difficoltà a essere alfa. L'alfa, ricordiamo in generale chi è? È un uomo, generalmente uomo,
ha capacità naturale spontanea di attrarre donne, ma anche capacità naturale spontanea di essere leader di altri uomini. Questo è un po' il concetto del maschio alfa. Il maschio sigma ha queste caratteristiche, ma diciamo sviluppate in tutti i contesti, per cui dove va, il maschio sigma trasferisce sempre con sé il suo alone di, come possiamo dire, di carisma e sintomatico mistero, come diceva Battiato, no? Avere più carisma e sintomatico mistero. E questo è un po' il concetto, un po' la differenza, no? È ovvio che un maschio sigma, diciamo, come dire, sarai quasi. Oh, salutiamo la nostra Chiavetta Palma. Col maschio sigma sarai quasi tu, diciamo, a essere interessata a cercarlo. Sarai tu a cercare, diciamo, di interagire. Salutiamo anche Rosaria, questo è un punto importante. Il maschio sigma difficilmente non trova sotterfugio, è un maschio che naturalmente tende a sedurre. E il maschio invece, il maschio beta, il maschio gregario, e questa è un po' la differenza, no? Perché il maschio sigma e alfa, il maschio sigma poi soprattutto attrae dappertutto, no? Per cui la cosa interessante è che ci sono pochi uomini che hanno accesso naturale a tante donne. E ci sono tanti uomini che hanno difficoltà ad avere accesso alle donne. Tra questi troviamo i maschi più gregari, come ad esempio il maschio beta, senza arrivare al maschio teta, senza arrivare al maschio omega. Il maschio omega è proprio il fondo del barile, diciamo, no? Il maschio beta è un livello inferiore al maschio alfa, e il maschio beta in alcuni casi tende ad essere gregario. E quindi cerca di invitare le donne utilizzando, diciamo, queste strategie, no? Utilizzando degli inviti situazionali fondamentalmente, no? Per cui, e tra l'altro perde anche tempo fondamentalmente, no? Il maschio beta, perché il maschio beta, essendo insicuro, non è che ci prova subito con te a ficcare il biscottino, perché questo lo dico per gli uomini. Tenete presente che le donne, diciamo, tra virgolette, la serietà, tra virgolette, di una donna dipende da quanto voi siete bravi a provarci, perché vi garantisco che se voi siete bravi a provarci, siete bravi a sedurre, ogni donna praticamente, se non te la dà la prima sera, la prima volta, te la darà la seconda. Se uno è bravo, non ci mette più di 2 volte a farsela dare. Invece ci sono questi maschi beta, ma anche maschi gamma, ma anche maschi delta, ma anche maschi omega, l'alfa e l'omega, no? Sono il principio e la fine. Il maschio omega è uno che, essendo insicuro, esce volte e volte con le donne, no? Fa inviti su inviti, ha difficoltà a provarci, comunque ci prova molto parzialmente. Magari dopo 3 volte prova a prenderti la mano, per dire, no? E non fa nient'altro. Ecco, questo è un indicatore che hai a che fare con un maschio gregario, un maschio non dominante, un maschio che non ha queste caratteristiche. Mentre l'alfa o il sigma, diciamo, tendono, insomma, voglio dire, se tu gliela dai, se è buona la prima, che gliela dai la prima va bene, se no ci può essere buona la seconda. Ma non ci sarà un buono alla terza, perché lui non ti cercherà una terza volta. Se ci prova una volta non ci stai, ci prova 2 volte non ci stai, alla terza volta non ci prova più, nel senso che se ne va a cercare un'altra. C'è chi si mette le occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Sento la voce spezzettata. Come sentite voi? Sentite bene o sentite male? Scusate che c'è un pacco, devo chiudere. Il pacco. Tieni. Puoi lasciare l'ascensore? Grazie. Scusate, devo ritirare un pacco e arrivo. Ritiro il pacco e arrivo.
Eccoci qua, ci siete ancora, scusate, ma dovevo ritirare un pacco e quindi se non lo ritiravo adesso, poi non riuscivo a ritirarlo più, perché